A questo punto noi non possiamo ragionare su un'ipotesi che non c'è. Quindi vi pregherei di adesso andare avanti con il fatto che gli interventi siano mirati alla realtà dei fatti, cioè noi abbiamo questo emendamento e non c'è una riformulazione da parte del governo, d'accordo? Quindi nella versione originale, se ci sono gli interventi, attenetevi alla versione originale. Va bene, allora a questo punto c'ho iscritto a parlare la deputata Chimienti. Prego. Sì, grazie Presidente. Io chiedo scusa, ma sento proprio la necessità, l'esigenza di intervenire in merito a quella che è stata la discussione sgradevolissima di prima sull'emendamento precedente a questo, l'emendamento presentato dal mio collega Vacca. Ho trovato veramente offensivi gli interventi dell'onorevole Però adesso mi Marzano. scusi, deputata Chimenti, io la devo, stiamo parlando di questo emendamento. Se lei ha un intervento per fatto personale, io lo rispetto, ma a fine seduta, non ora, per favore. Quindi, allora, iscritti a parlare ancora ho. Deputato Bottiglione, prego. Grazie signora Presidente. Io sono favorevole all'internazionalizzazione, ma fissare una quota di questo tipo non solo irrigidisce, ma come diceva molto bene il collega di Rifondazione Comunista, esprime una sfiducia verso l'università italiana che, nonostante tutti i suoi difetti, l'università italiana, i docenti italiani non meritano. Secondo, state attenti, un ordine del giorno è comunque indispensabile, perché gli studiosi che vengono da fuori hanno insegnato discipline che non hanno una facile equivalenza con le discipline che si insegnano in Italia, perché non vengono solo a fare ricerca, vengono a insegnare nell'università. Per dire, quello che si intende sotto la espressione diritto delle assicurazioni in Gran Bretagna e in Italia non è esattamente la stessa cosa. E allora, se vogliamo creare un mercato comune delle professioni intellettuali, cosa sulla quale io sono personalmente impegnato, dobbiamo lavorare a livello europeo anche per creare delle tabelle di equivalenza fra insegnamenti. Avere docenti in commissione che sanno valutare questo problema è fondamentale, altrimenti avremo una valanga di ricorsi al TAR, i quali diranno che quello studioso sarà uno studioso eccellente, ma non adeguato a insegnare quella disciplina dell'ordinamento italiano che non corrisponde alle discipline per le quali lui è qualificato secondo ordinamenti stranieri. Avere nella Commissione chi sa valutare questo è importante, un ordine del giorno che intervenga su questo sollecitando la formulazione di tabelle di equivalenza fra discipline di ordinamenti diversi e sollecitando di dare impulso all'iniziativa già esistente a livello europeo per la creazione di queste tabelle con una valenza estesa a tutta l'Unione Europea, mi sembra che sia indispensabile per completare la norma che, così come è fatta, in realtà è imprecisa e non soddisfacente. La ringrazio. Deputato Guidesi, dov'è il deputato Guidesi? No? Va bene, vado avanti allora. Il deputato Lauricella, no? No? Vado avanti. Il deputato Giachetti. Lauricella sì, Lauricella sì? Scusate. Lauricella. Lauricella chiede di intervenire, prego. Grazie Presidente. Solo per dire che intanto aprire temi di questo tipo in una legge di stabilità mi sembra veramente fuori luogo, perché questi sarebbero temi da trattare con dignità autonomamente. Inoltre, evidentemente, addirittura da chi ha fatto approvare nella scorsa legislatura una riforma dell'università, dallo stesso ministro, ex ministro, proviene una indicazione di modificare, quindi sostenere un emendamento per inserire il 50% dei membri della Commissione internazionali. Già nella legge oggi noi abbiamo i membri della Commissione di livello internazionale e quindi non capisco quale sia, quindi capisco soltanto che la riforma Gelmini ha prodotto un'università così squalificata da richiedere l'introduzione di altri di tipo internazionale. Grazie. Grazie. Allora, deputata Gelmini, prego.